essere. Questo è YouTube. Perché? Perché sono qui? Su questa piattaforma cosa ci faccio? Come è iniziato tutto questo? Perché sono su YouTube? Che messaggio volevo portare? È proprio questo l'errore. È tutto qui. Parlo solo di me, penso solo a me, perché volevo soltanto una cosa e non l'ho ottenuta, anzi, mi sono sempre più allontanato da quello che era in origine la mia idea, la voglia che avevo di stare su YouTube e il motivo per cui ho iniziato e continuato a portare, si fa per dire, contenuti. Volevo solo comunicare con voi e l'errore principale l'ho commesso e lo sto ancora commettendo, vedete. Parlo solo di me, penso solo a me stesso perché manca qualcosa tra di noi e nel modo in cui ci rapportiamo, anzi mi rapporto alla società, alla realtà che ci circonda. Questa barriera che sento esserci tra noi e non è così semplice esprimersi. Ho sempre fatto fatica a scontrarmi con le maschere, con le convenzioni sociali, il modo in cui approcciarsi agli altri, perché dobbiamo far finta di... La verità è soltanto una. Sono un fallito e ho fallito soprattutto qui su YouTube. Ho fallito tutto. Ho iniziato perché volevo comunicare, aiutare gli altri, cercare di parlare della mia esperienza relativamente all'Asperger. Quella è stata la cosa più importante che ho fatto, forse. Sono Marco Ripà e sono qui per fare coming out, ovvero outing. Fare il coming out, ammettere per primo io di essere Asperger e averlo fatto pubblicamente. Quel video mi ha veramente richiesto un notevole sforzo. Ho la sindrome di Asperger. Per certi versi è stato croce e delizia, spero sia stato utile a qualcuno e l'esempio che volevo portare doveva essere positivo, ma non essendo positivo io non credo di aver poi comunicato questo bel messaggio. Lo so, è dura da dire, è triste ammetterlo, è più facile prendersela con gli altri, prendermela con voi, con chi non sta vedendo questo video, con YouTube che non pubblicizza, con gli avvisi ovunque, non dice, non mette cartelloni, c'è il video di Marco Ripà, lui è meglio di tutti, è il più intelligente di YouTube, Italia e non solo, e quindi dovete guardarlo anziché seguire quegli odiosi, stupidissimi scherzi fake, gameplay, gente che fa finta di ridere e poi è depressa quanto me e però riesce a forse in maniera tale da avere dei numeri e quindi poi gli faccia quei numeri per dire ah, io ho successo, quindi io sto realizzando qualcosa e tu no. Poi la ruota gira e ci si ritrova a stare così, a fare un centesimo delle visualizzazioni rispetto ai propri iscritti. Ragazzi, è la vita. C'est la vie et c'est moi. Cosa ci riserverà il futuro? Titoli clickbait, addii che poi magari non saranno neanche degli addii, saranno un arrivederci. Già lo feci 6-7 anni fa e poi ci sono ricascato con tutte le scarpe. Tutto è iniziato da qui, su questo divano. Era un po' diverso, era di un altro colore, ma i divani non si infamano mai. E allora adesso venite con me che vi faccio vedere la mia vera cella, la mia prigione. Sono prigioniero di me stesso, di questo social, di questo canale, di tutto. Tutto è iniziato qui e ci siamo ritrovati nella cella, nella mia prigione, nella nostra cella. Questa prigione dei social e del sogno che molti hanno addirittura di seguire le orme di chi fa video, di ricevere tanti like su Instagram, sulle altre piattaforme create con un'idea diversa in origine, quando Steve Jobs iniziò e che si sono ridotte a un grande fratello virtuale, nel senso orwelliano del termine, nel 1984, che poi è anche il mio anno di nascita, e ci siamo ritrovati qui. Mi sono ritrovato in una prigione che io stesso ho eretto, più o meno consapevolmente, ma nella quale non riesco più a stare. Non riesco più a stare così. Venite con me. Eccoci qui, nella prigione. La prigione che, non volendo, ho eretto e nella quale mi ritrovo a fare video, ad essere un fallito. Sì, lo so, sarebbe stato bello fare il contrario, iniziare il video da qui e finirlo all'aperto, ballando su un prato. La realtà non è questa e siamo prigionieri di questo obiettivo. Siamo prigionieri di voi. Volevo aprirmi e aprire, volevo condividere un messaggio positivo, dire ragazzi, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. E invece si è ritorto tutto contro, è rimbalzato contro questo obiettivo e ci ha colpiti in pieno. E è finita così.
Siamo qui, teniamo duro, però dobbiamo essere liberi. Voglio essere libero, non riesco più, non riesco più a essere prigioniero di tutto questo. Sto facendo ciò che mi piace, non piace agli altri, però l'importante è esprimersi, è parlare con il cuore, è dire davvero, se ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta. Se falliamo, pazienza. L'importante è restare se stessi e stare bene. Adesso non mi sento bene, mi sono chiuso, mi sono privato delle persone importanti per la mia vita, quelle persone che vorrei al mio fianco, vorrei intorno e che ho sostituito con questo obiettivo. Forse avevo bisogno di raccontarmi, ma non è questo che voglio, non è questo che cerco. C'è bisogno di condivisione spontanea, c'è bisogno di rapporti umani, c'è bisogno di uscire da qui e iniziare a dire voglio vivere. Con tutti i nostri problemi, le nostre difficoltà, tutte le maschere pirandelliane che indossiamo, siamo come siamo. Non c'è più bisogno di nascondere. Nessun ciao Smarties, soltanto un abbraccio, un'amichevole stretta di mano. Fatemi sapere nei commenti tutto quanto. Leggerò tutto. Voglio iniziare ad ascoltare e a capire gli altri per stare bene ed essere finalmente una persona viva. Ciao a tutti.